Inizia da Piancastagnaio la nuova avventura di mister Antonio Armillei sulla panchina del Cannara. Mister chiamato ad invertire la rotta per cercare di salvarsi senza passare da playout. Oggi però non sarà semplice, perché di fronte a sé trova una Pianese che ha trovato in Tascini il finalizzatore che mancava a questa squadra. E come sappiamo, la Pianese tra le mura amiche ha un rullino di marcia veramente importante. Intanto trovate, prova il sinistro. Bellissimo. Al volo. Grande risposta di Lori. Si mette in calcio d'angolo. La Pianese con Ricci. Ricci la posa per Convinto, che prova il destro a giro. Respinge Lori con le mani. Poi Modic prova ad appoggiarla, sbaglia però il tocco. No. È pronto con il sinistro, trovate. Grande mucchio sul primo palo. Palla proprio sul primo e colpo di testa di Marianeschi, di poco alto. Ha trovato il tempo giusto per colpire il pallone. Simeone qua perde palla, attenzione. Diallo va a puntare Follino. Poi appoggia in mezzo per Peluso, che ha difficoltà a girarsi. In qualche modo ci prova qua. Ancora Gagliardi. Simeone rischiosissimo. Cioè dall'altra parte trovate. Che se palla adesso. È Mininno. Va Mininno. Uno contro uno col portiere. Poi destro. Che occasione. Troppo timido. Mininno si era spinto bene avanti. Gran palla. Sottolineiamo la giocata di Convinto. Esatto. Su. Occhio Leo, attenzione, perché esce Nannelli. L'uscita. E te l'avevo anticipata. Esatto, Angelo, l'avevi detto. Molto coraggioso nell'uscita Nannelli. Poi Convinto. Serie finta, salta mia. L'uomo. Entra in aria, Convinto, poi l'appoggia dietro, sbaglia l'ultimo passaggio. Poi il tiro dalla distanza di Marianeschi. Lori migliore in campo fino a questo momento. Questo inizio. Ricci, poi grande giocata di Tascini per Convinto, che prova il sinistro. Smorzatissimo, finisce addirittura in rimessa laterale. Parte adesso. Bellissimo. Trovate! Che occasione qua! Ricci forse è arrivato. No, Simeone. È Simeone se sbaglio. È la seconda volta che Simeone ha un'occasione di testa. Ma questa è stata veramente importante. Sta riprendendo adesso il gioco. Dopo una prima frazione che ha visto regnare l'equilibrio, il risultato è di 0-0 tra Pianese e Cannara. Modic prova l'imbucata per Convinto. Poi attenzione, Tascini riesce a mettere giù, poi Tascini la rimette in mezzo. Altra super opportunità per la Pianese. Deviazione di Lucentini che stava beffando il portiere. Questo è bellissimo. Per Convinto. Trovate! Questa è un'azione veramente bella. Sinistro. Inserimento di Marianeschi. Proprio Gagliardi. Lepri va a puntare l'uomo, si sposta sul sinistro, riesce bella a metterla in mezzo, palla che passa in qualche modo. Tascini appoggia per Convinto. È qua cestinato. La porta. Qua cestinato la ora palla gol più importante. Le occasioni nitide in questa ripresa per la Pianese, che ancora una volta però non riesce a trovare il vantaggio. Fuori mister Brando, doppia ammunizione. È arrabbiatissimo il... Sì, Cordici, perché è andato lui a fare la protesta. Il tecnico della Pianese. Sì, adesso è arrabbiatissimo con Ricci. Sì. Sta lasciando adesso il campo il tecnico Pianese. Attenzione, Tascini riesce ad andare via. Poi l'appoggia dietro. No, qua perde male con il Dai. Tempo di gioco. Modic 5 Leo Modic, da adesso allarga per Convinto, che può stoppare. Attenzione Convinto dentro l'area. Convinto si porta sul sinistro, poi la mette in mezzo. Alla che è passata la Pianese. Il gol. Bellissimo. Che giocata che ha fatto Leo. Ma diamo merito all'apertura di Modic. Leo, che cosa ha fatto? Guarda l'esultanza di tutta la panchina. Pronto subito un cambio, forse Scuderi per difendere la partita. Ma è meritatissimo per tutto quello che abbiamo visto in questa partita. Sì, allora qua grande stop di Convinto, che la mette giù, entra in area, prova a metterla in mezzo, ma l'autogol mi sembra che è di Orazzo che la devia. E diciamo Leo che paga il Cannara tutto l'ostruzionismo fatto in questi ultimi minuti. È finita Leo. Fischia tre volte adesso il direttore di gara Pianese, che riesce a vincere con tantissima sofferenza però 1-0 grazie all'autogol di Orazzo.
Angelo, cosa dici su questa partita? Leo è una Pianese che ha utilizzato uno spirito bello per tutta la partita, ha dominato in lungo e in largo, Cannara che ha rinunciato a giocare il secondo tempo mettendosi sempre in difesa, e la fortuna premia gli audaci, convinto nell'ultimo istante, negli ultimi istanti di gara ha trovato una super giocata da un lancio meraviglioso di Modic, la deviazione ha segnato il gol alla Pianese, quindi con la sfortunata deviazione difensiva, però per la Pianese aveva avuto dalle 10 alle 15 palle gol pulite, quindi una vittoria meritata. Quindi grazie per averci seguito, un saluto da Leonardo Tondi e da Angelo Nai. Mister, secondo gol al 91esimo, stavolta un pochino meglio della precedente contro il Flaminia. Come prestazione? Anche come risultato, credo. Sì. Sì, per fortuna sì. Insomma, dai. Penso che oggi il lavoro più difficile ce l'abbiate voi, perché a montare tutte le situazioni e fare gli highlights oggi non credo che sia un compito facile. O lo fate di 20 minuti o... Battute a parte, che poi tanto battute non sono, insomma penso che sia una partita che chi l'ha vista oggi si è commentata da sola, insomma è stata una partita proprio un po' all'arrembaggio, abbiamo, non so, penso calciato una trentina di corner, una roba del genere presumo, non abbiamo concesso nulla, siamo stati bravi anche nelle preventive, è una squadra che chiaramente non, insomma io con tutto il rispetto del mondo, ma di calcio insomma ne ho visto poco, siamo stati bravi, siamo stati pazienti, quella era veramente la cosa più difficile in assoluto, perché poi con tutto questo gioco spezzettato, dopo tante situazioni così create c'era veramente il rischio di andare a chiudere una partita che non avessimo vinto, insomma sarebbe stato clamoroso, ecco. Una cosa che penso vogliamo sapere tutti, cos'è successo quando è stato espulso, cioè abbiamo visto che è andato un pochino su di giri, diciamo così. Sì, sono veramente arrabbiato, perché tra le altre cose è una regola che veramente non condivido. Sono stato preso la prima ammonizione perché ho chiesto il tempo, insomma, di cercare di ridurre un pochettino queste pause, anche perché il primo tempo con tutto il tempo che è stato perso non è stato concesso neanche un minuto, sembrava quasi era fastidioso, quindi la prima ammonizione è sicuramente colpa mia perché ho esagerato nella richiesta, la seconda insomma due minuti prima l'arbitro mi aveva richiamato la panchina dicendo il primo che parla è il responsabile dell'allenatore, e così è stato, insomma un giocatore ha avuto una reazione forte e ho preso io la seconda ammonizione, quindi questo è quanto, quindi sinceramente sono molto dispiaciuto, ecco, perché poi si va a pagare domenica una situazione che non dove veramente in quel caso lì è strano, perché me le merito probabilmente in altri momenti, in quello veramente non c'entravo nulla, anzi appena l'ho sentito sbraitare mi sono subito corso al giocatore a zittirlo, ma questo è stato. E ultima domanda, poi lascio la parola a loro. Vabbè, oggi partita stratosferica come al solito di Convitto, però soprattutto nell'occhio c'è andata a tutti quanti la prestazione di Modic, che ha sostituito Marino in maniera eccezionale. Sì, mi sembra riduttivo parlare di sostituzione, nel senso che io non la penso in questo modo, poi capisco perfettamente cosa si sta dicendo, però stiamo parlando di giocatori che hanno grandissima qualità, sono giocatori che abbiamo la fortuna di avere, purtroppo non possiamo giocare in 13-14, quindi ogni tanto qualcuno deve magari subentrare a partita in corso. Oggi ha avuto un'altra possibilità di ripartire, sicuramente ha fatto una grandissima prestazione, di grande personalità, di grande qualità. È stata anche
Adesso guarderemo i dati del GPS, ma secondo me ha fatto anche tanta sostanza, oltre che qualità, ma devo dire che tutti oggi insomma sono ragazzi da elogiare, sono ragazzi che a me piace pensarla così e loro lo sanno, che poi alla fine queste situazioni qua di portare a casa il gol al 91esimo e via discorrendo, secondo me non è tanto il carattere, cosa che sento dire molto spesso da qualche addetto ai lavori. Io credo che queste situazioni bisogna meritarsele durante la settimana, bisogna meritarsele durante la partita, e credo che questa è una squadra che si sta meritando tanto, tutto quello che sta ottenendo se lo sta guadagnando da sola, anche perché mi sembra che aiuti o aiutini insomma ce ne siano veramente pochi. Anche oggi abbiamo visto, cominciamo a capire il suo calcio, che è molto propositivo e offensivo. Abbiamo avuto addirittura 26 minuti abbiamo contato noi il secondo tempo, che il Cannara non ha superato il centrocampo, con Gagliardi che spingeva l'incursore, sembrava l'ala sinistra quella dei vecchi tempi, fisso dal centrocampo in su. Quindi questa cosa insomma si è notata, di questa voglia proprio che lei sta dicendo, e sembrano, vi ho detto, quasi rigenerati questi, specialmente sulle fasce, anche l'occasione che poi ha avuto Minnino, clamorosa, quella, vabbè, non è un centravanti e tutto, però sì. Questa è stata la, secondo me, la molla, tutti avevano voglia di segnare oggi. Sì, effettivamente è un particolare non da poco, ci piacerebbe vedere effettivamente qualche giocatore in più da poter andare ad abbracciare, anche perché, come giustamente si è detto e ha detto, se lo meritano in tanti. Questa è una squadra che proprio per il mio approccio calcistico tenta di essere più bravo dell'avversario, quindi di tenere il pallino, di sappiamo quando ricercare l'ampiezza, quando attirare, quando andare a lavorare con le percussioni o quando bisogna andare a imbucare. Ci lavoriamo tanto durante la settimana, adesso man mano che passa il tempo sta sempre di più sta cominciando ad attacchire davvero questo modo di intraprendere il calcio, mi piace tantissimo, mi piace tanto, perché poi vedere questo genere di prestazioni dove si crea tantissimo e si concede nulla, penso che per un allenatore sia il top, no? Si lavora per questo, poi dopo ci sono delle partite dove vai a finalizzare l'80% delle occasioni, a noi non è ancora successo, o il 20% come spesso accade, però ribadisco, dal punto di vista della prestazione credo che oggi siamo stati bravi, molto molto bravi, cioè sono stati i ragazzi, perché poi alla fine sono loro che interpretano, sono loro che stanno facendo un grandissimo lavoro e sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo. Grazie ragazzi. Roberto, ripartiamo dalla fine, vittoria strameritata, voluta, arrivata al 91esimo, un tuo tiro deviato da fondi senza accato, una liberazione pura. Sì, hai detto bene, una vittoria meritatissima, sapevamo che non era facile, un avversario un po' in difficoltà, sono venuti qua per il pareggio, diciamo, perché comunque alla fine erano in 6 dietro in difesa. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a trovare questi 3 punti importanti, però l'unica cosa che mi sento di dire è che dobbiamo essere più cattivi sotto porta, più cinici per far gol, perché abbiamo creato veramente veramente tanto. Con Modic, mi sembra Modic e te tanta qualità, mentre vi siete trovate alla perfezione, una pennellata, uno stop perfetto, ti sei rifatto di prima, avevi sbagliato
sì, ecco, oggi la finale, oggi qualcosa è sbagliato, quindi oggi abbiamo sbagliato veramente tanto anche te, non è facile, però insomma con Modic come ti sembra, come il ragazzo? Ma Modic c'ha delle qualità veramente fuori dal normale, poi durante la settimana fa vedere cose veramente belle, quindi ci troviamo bene, ma non solo con lui, anche con tutti gli altri. Oggi mancava anche Marino ed è stato rimpiazzato bene sia da Bernardeschi, da Marianeschi che da Modic. Miel, grande prova corale della squadra, tutti bravi. Sarebbe stato un rammarico pareggiarla, è arrivato grazie a un'azione partita anche da te il gol di Roberto, complice una deviazione nel finale. Sì, sappiamo di trovare una squadra molto molto chiusa, quindi dovevamo gestirla meglio, cercare magari di muovere la palla più possibile per trovare gli spazi, visto che loro erano una squadra molto molto chiusa, quindi era difficile trovare i gol. E sapevamo comunque di farlo, perché attaccavamo, quindi dovevamo farlo per forza. Siamo contenti per la prestazione, per i punti che sono arrivati, e adesso andiamo a un'Ipomezia per fare una grande altra prova. Il mister ti ha dato fiducia dal primo minuto e sicuramente l'hai ripagato, una prestazione veramente di qualità, stai dimostrando, insomma ti stai inserendo, eri fermo mi sa da un po' di tempo prima di venire a Piancastagnaio, quindi ora come ti stai inserendo? Sì, erano comunque 5 mesi che ero senza squadra, quindi era difficile addentrarmi subito, però comunque ho piena fiducia sia da parte della società che del mister. Con i compagni mi trovo alla grande, quindi per adesso va tutto bene. Sono contento della prestazione, ma soprattutto della prestazione della squadra intera.